Balmain in un centro di desalinizzazione delle acque e l'ingegnere Iris ci accompagnerà in un giro per conoscere questo fenomeno che è tutto israeliano, per cui il 70% delle acque che si devono in Israele sono desalinizzate in fabbriche come questa, che è vicino al mare naturalmente. Vengono assorbite in quantità enormi di acqua e depurate con delle membrane. Questo lavoro è in via di sviluppo ed Israele vende queste tecnologie spesso anche all'estero. Questa fabbrica, nella fattispecie, produce 90 milioni di metri cubi di acqua potabile e le distribuisce in Israele. È un fenomeno importante, una novità per il paese e anche la sua salvezza. Da lontano vediamo Rishon LeZion, siamo a Palmachim e questo è il mare da cui vengono aspirate le acque. Dietro questa collina viaggiano i tubi, siamo accompagnati dall'ingegnere Iris che ci sta spiegando come funziona. In questo centro vengono depurate il 10% delle acque alimentari di Israele, quindi vediamo qua sotto dove in questo momento si sta eseguendo la pulizia dei filtri. Dietro quella rete nera arriva un tubo del diametro di 2,20 m che proviene dal mare, il mare che sta laggiù, là dietro, con due tubi che entrano in mare per del diametro di 1,60 m, arrivano fino a qui e portano tutta l'acqua che viene poi lavorata. Ed ecco, vediamo le vasche in cui arriva l'acqua dal mare e ci sono pure pesci dentro. Ci sono proprio tanti pescetti. Assurla dupo, è vietato pescare qui. Ecco un'altra vasca e ci sono tanti pesci che a quanto pare è obbligatorio rilasciarli in mare. Pare che qui ogni tanto in fabbrica lavano queste vasche e questi pesci se li fanno fritti, alcuni crescono addirittura qui. Ecco, in queste vasche l'acqua viene raccolta, poi passa e va sotto attraverso un filtro di sabbia, perché prima che venga lavorata si fa in modo che arrivi più pulita possibile. Ogni tanto questi filtri vengono lavati con un lavaggio inverso, come si fa per le piscine. Questo tubo porta le acque in quell'edificio laggiù, dove al primo piano c'è la depurazione, il secondo il deposito e il terzo le macchine per la pulizia. Le mie guide. Allora, questi sono 6 percorsi di acqua, ce ne sono altri 2. לאוסמוזה הפוכה ב-70 אטמוספירות ומקבלים חצי מזה זה המוצר שעוד רגע יהיה מי שתייה וחצי מזה זה תמלחת שחוזרת לים. כן, התמלחת יוצאת בערך ב-70 אטמוספירות. בלחץ. לכן אנחנו, יש לנו מערכות להשבת אנרגיה ששם מפגישים תמלחת בלחץ גבוה עם הזנה בלחץ נמוך. יש ממש מעבר אנרגיה בין שני הזרמים האלה ואז אפשר את המשאבה שמעלה 100% מהלחץ להוריד בערך ב-50% בהספק שלה. יהיה מי שתייה, התמלחת חוזרת לים. Il cuore del prodotto dove viene effettivamente avviene la desalinizzazione. Entriamo? Andiamo. Iris ci accompagna, è una zona molto rumorosa, sono pompe che lavorano.
sì, è buonissima, buona, buona. Questo è un rubinetto per controllare la qualità dell'acqua. Il 10% della produzione di Israele dell'acqua avviene in questo posto. Il 10% del fabbisogno di tutto lo Stato. Eccole le membrane. Queste sono interne a questi grandi tubi. Sono fatte un filtro molte pagine di membrana che alla fine filtrano l'acqua e la mandano più al centro. Una membrana dura 4 o 5 anni. Questo è un tubo tipo che è pieno di membrane, strati di membrana come questa che vediamo qua fuori, e dall'esterno l'acqua viene spinta dentro questo tubo, viene filtrata, arriva al centro e arriva ad essere pulita. E qui stiamo raccontando che l'acqua, una volta depurata, è talmente pura che è necessario, per renderla potabile, bevibile e godibile, si aggiunge del calcio, del fluoro, alcuni prodotti vengono aggiunti per renderla più gradevole. Che vediamo davanti è una vasca di prodotto finito, da qui partono i tubi per gli utenti, e invece qui alla nostra sinistra c'è la centrale elettrica. Tutto questo edificio è il centro da cui proviene tutta l'energia. Notate che l'energia elettrica in Israele di notte è meno utilizzata, quindi il centro viene fatto usare, usa più energia la notte e di meno il giorno, proprio per un risparmio energetico. Allora, questa è la parte finale di lavorazione in cui vengono aggiunti dei prodotti. Bakasha, Iris ce lo racconta. Shalav Sofi. זה לקחת את אותם מים מותפלים ולהביא אותם לאיכות של מי שתייה. אנחנו עושים את זה פה. אתם רואים פה בעמודות. In questi contenitori viene aggiunto il calcio e viene regolato il pH dell'acqua e si fa anche posare l'acqua in maniera tale che quando esce è perfetta. מכינים אותם לתוך כן, את תסתכלי בחלון, את רואה את האבן ממש. רואה את החלון העגול? זה עוד מעט יעבור מילוי, אבל את רואה את האבן? זאת אומרת, הלבן הזה אומר לי שזה אבן. אבן דיר. אל קלצ'ו כדיר דפוזיטר. אביאנה פרסו דנגה ונזרעאל, פרסר אינטרודוטו ארטיפישלמנטה דנטרו לאקווה. אז אנחנו מוסיפים קצת חומצה למים, החומצה ממיסה את האבן, וזה הולך לבריכות הסופיות. כן. ומתערבב שם עם חלק נוסף של מים שעברו התפלה נוספת. אתם זוכרים, דיברנו קודם שלוקחים חלק מהמים זה כאילו קצת תרכיז שעושה את זה ומתערבבים עם הרוב. Quindi viene presa una parte dell'acqua e viene arricchita e poi viene mischiata con tutto il resto per fare una composizione giusta. Viene aggiunto achlara. Clara, cloro, clorinazia, che dei lenacoti mi esce se smascia. No, è un masso che c'è, ma che dice che se arriva a Tel Aviv, non lo fasse. Quindi il cloro viene aggiunto soprattutto per proteggere l'acqua durante il suo viaggio, non perché da qui esce in qualche modo infetta o qualche cosa, quindi per proteggerla durante il percorso. È un livello bassissimo di cloro per proteggerne il percorso dei tubi cittadini. E anche qui avviene una seconda filtrazione dell'acqua. A questo punto arriva ad essere perfetta. Ecco, da questa camera si controllano tutti gli andamenti e i luoghi di lavorazione. È tutto sotto controllo. Fe. Ani lo mevin ba dvarim ha'ele, avanzi yafeh.